Buonasera a Chiara Francini. Ciao Bianca! Che sei bella! Corona dice che sembra la Pantera Rosa. Vabbè, ma Corona... Per fortuna qualche complimento me lo fai tu, ha detto che sembro la Pantera Rosa. Ma Corona si è fatto un buco per metterci il microfono, quindi... non mi pare possa favellare. Ciao Corona! Ciao, bella! Corona, le piace Chiara Francini? Beh, mi piace l'abito suo anche, guardi che bello. Ha detto anche, Bianca, hai visto? Anche perché il mio l'ha proprio, come dire, no, ha detto anche, vuol dire che mi piace anche il suo abito, quindi le piace anche il suo. Anche intende la Chiara Francini e l'abito, non è che intende il mio da Pantera Rosa. Sono sempre ottimista, vedi Bianca, io. No? Allora, Chiara, cominciamo sempre dal tuo libro, sì. Forte e Chiara, sì. Perché l'altra volta che sei venuta... Ma cosa abbiamo combinato? Cosa abbiamo scatenato, Bianca? Se poi hanno scritto, di fronte alla faccia esterrefatta della Berlinguer, ma tu sai benissimo che io non assolutamente esterrefatta, perché sapevo cosa c'era scritto. Certo, te la ridevi grassamente. Ecco, ma come... Allora, intanto, diciamo, cos'è che ha scatenato questo eco... mediatico che insomma ti ha fatto chiamare da tutti, è andato su tutti il web, hanno tutti cosa? Ma guarda Bianca, io in realtà... La tua descrizione dei sinistri? Sì, appunto, io l'avevo letta perché comunque citavo il tuo babbo, no? E quindi mi sembrava carino appunto raccontare questa cosa che in realtà nel mio libro è una parte di alcune categorie sociologiche che hanno impattato nella mia vita. Ora, sì, è stato un fenomeno virale, ma forse Bianca perché forse ho un alfabeto che non è quello politico, forse perché ho un alfabeto più carnale, forse perché probabilmente quando dico le cose non le persone capiscono che non voglio vendere niente, non voglio chiedere qualcosa in cambio, ma semplicemente lo dono. Quindi io ho raccontato appunto di persone che io ritengo essere opache. Dei sinistri? I sinistri. Che non sono la sinistra. Ecco, perché tu dici ai sinistri non gliene frega niente, nulla del comunismo. Di Berlinguer, dei diritti. Degli operai, del lavoro, dei diritti del teatro, delle minoranze, della cultura come strumento rivoluzionario di rivendicazione. Gli interessa solo apparire di sinistra e quindi dalla parte del giusto. Ma possono essere anche di destra questi sinistri? Beh, qui per par condicio ti descrivo e ti leggo invece cosa sono i Mancini, che non sono necessariamente, sono sempre delle categorie sociologiche, sono anche cieca. I Mancini, v'è poi la specie dei Mancini, che è più monolitica. I Mancini sono degli arricchiti che si fregiano di essere ricchi. A loro non frega nulla di sembrare colti, vogliono solo essere e apparire ricchi. Si dicono spesso molto cattolici e si vestono come se avessero sputato loro addosso un manichino di una boutique dei Parioli. I Mancini sono palesemente più onesti, si comprano case grosse, macchine grosse, fanno cene grosse, frequentano persone grosse, cioè potenti, per poterle sfoggiare, per poterci schizzare in faccia i loro pantaloni con risvoltino e i loro aperitivi su terrazze abusive costruite con pietre dell'Appia Antica e dotate di piscine in cui, quando sono stanchi d'estate, mentre sono a prendere il sole perché il bagno è troppo lontano, ci pisciano dentro. Tanto si ricicla e poi è tutta acqua. Mia. I Mancini ricoprono spesso posizioni di rilievo anche nel cinema, ma il loro modo di procedere è puro, a tratti disarmante, perché se i sinistri una spolverata di ideali e due tabelline le imparano, i Mancini no. Per loro fare un film o una serie è già cultura e non importa se fai notare che nella Seconda Guerra Mondiale non esistevano le mesh. Loro ti guardano come cani intelligenti e ti sorridono perché sì, spesso sono factotum e scrivono, dirigono, producono e montano, e anche fuori di metafora. Mauro, le piace questa descrizione? Meraviglia. Eh? È una meraviglia, un'ironia caustica, graffiante, ma intelligente, proprio provocata, bellissimo. Ma allora bellissimo. Sono peggio, i Mancini o i sinistri? Procurare. Ma tutti lo dobbiamo inviare a Mauro. Certo, libro, Mauro, assolutamente. Poi così mi dai un giudizio complessivo su tutto, perché poi insomma queste sono poche pagine, ma c'è anche molta altra ciccia.
Ma sono tutti, sia i mancini che i sinistri, sono caratterizzati da, da un'opacità, nel senso che vogliono dimostrare di essere un qualcosa che poi non collima con la loro vera natura. E quindi, insomma, visto che io sono una toscana sanguigna e molto idealista, quindi insomma, mi inalbero bianca, quindi ne ho una per tutti, tranne che per una categoria. Cioè... E adesso la categoria ce la dirai subito dopo, 30 secondi, eh? Non ve ne andate, 30 secondi esatti di pubblicità, tra pochissimo. Forse non l'hai notato, ma questa è una storia di ricarica veloce. Con Plenitude la mobilità elettrica è parte della tua vita e tu sei protagonista del cambiamento. Esiste un mondo dove la libertà non ha limiti. Devi uscire e viverlo davvero. Nuova Jeep Avenger, creata per il mondo reale. Scoprila a giugno con Wallbox in omaggio. Ti aspettiamo per un test drive in concessionaria. Prego, prego, venite. Mi raccomando, non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Entriamo, guardiamo e ne parliamo dopo. Come avete visto su Idealista, questo è l'ampio soggiorno. Amore! Oddio! Portiamola fuori, che prende un po' d'aria. Così. Qui, sul terrazzo. La tua casa è su Idealista. Svieni a vederla. Quella? Cabina armadio. Idealista. Allora, Chiara Francini e Mauro Corona, c'è un'altra categoria che però ti piace, possiamo dire? Sì, diciamo che nella mia fenomenologia è l'unica categoria che io salvo e che vado a leggere. Vai a leggere. È quella dei poveri paghi. I poveri, poveri paghi. Paghi, sì, quelli soddisfatti, sì. Quelli contenti. Quelli contenti. I poveri che amo sono quelli paghi, quelli consapevoli e belli di fatica, di sacrificio. Fieri di ciò che hanno, che godono in maniera cristallina del loro cappotto nuovo, che trattano come una reliquia, della tovaglia pulita, della banana che possono mangiare alla fine di ogni pasto. Io e mia madre ridiamo perché per il babbo era un frutto molto ambito da bambino, che non poteva permettersi perché costava tanto, e ancora oggi per lui la banana è un traguardo, un frutto che mangia a occhi chiusi. I poveri paghi dicono spesso anche il prezzo delle cose che comprano, ma non per arroganza, ma perché sono felici, perché il lavoro è questo, fare un qualcosa e avere in cambio del denaro col quale sopravvivere e vivere con gioia. Non è una vergogna, non è da cafoni o da presuntuosi dire quanto hai pagato qualcosa che hai ottenuto col tuo lavoro. È un atto di libertà, è il dessert, anzi, è il rutto dopo il dessert. Tutti lo fanno, ma nessuno lo dice. Allora, Mauro Corona, quest'estate, vedi, applaude anche uno scrittore, insomma, che poi viene qui, come dice lui, a fare il buffone, ma è un grandissimo scrittore, molto apprezzato. Quindi se applaude anche Mauro Corona, possiamo, Che dici, Mauro? Che dice di questo, guardi, libro di Chiara Francini? Guardi, vedo me stesso, come disse Borges, essenzialmente come lettore. Mi è accaduto di avventurarmi a scrivere, ma ritengo che quello che ho letto sia molto più importante di quello che ho scritto, diceva Borges. Ma queste poche righe m'hanno scatenato subito, perché un libro, anche se senti leggere e senti che non ti va, ti cade di mano, me lo voglio procurare subito, no, perché voglio saperne di più. Ma glielo magari mando, voglio Mauro, saperne di più dei paghi. Dei paghi, dei sinistri. Ma perché se queste righe m'hanno è difficile che io mi impressioni subito, ecco, per delle righe. No, sono molto, siccome sono pieno di me, sono molto sospettoso, ma questo qui mi è piaciuto, no, ma quelle poche parole, poche parole. L'ho sprugugliato! E quindi è molto mi va dal libro.
Allora te lo farò avere, Mauro, sì, con grande piacere. Sì, voglio vedere se mi ritrovo nei sinistri, perché ovviamente ho sempre votato a sinistra, c'è ancora lo stemma del Partito Comunista di mio padre qui. Ma mi pare che là nei sinistri lei c'entra poco. No, tu non sei sinistro. Poi ci sono nel libro, c'è anche un'altra sottocategoria, ci sono i sinistri sudici e i sinistri puliti. Insomma, faccio delle categorizzazioni molto... È contento, gli piace. Io di sinistro devo avere solo la faccia. I sinistri sudici non sono quelli sporchi, vero? Non sarebbe... Beh, sì, sono anche un po' sudici, sì, sono quelli appunto. Quelli che non si lavano. Sì, che hanno i denti color caramello, sì, che fa tanto internazionale. Va bene. Dai, allora, però bisogna vedere le scarpe meravigliose. C'è da aver paura a leggere il libro. Oddio, Andrea sarà felice. Vediamo se Andrea Mennella sarà felice. Guarda che belle, le piacciono queste scarpe, Mauro? Anche feticista? No, feticista sì. No, però visto che siamo qua gliele faccio vedere. No, vediamo le sue, Bianchina. Le mie, insomma, sono più anonime, diciamo. Beh, no, è un bel décolleté. Bel décolleté, però un décolleté, eccolo. Ecco. Più anonimo. Abbiamo fatto tutto, Bianca, credo. Abbiamo fatto tutto. Siamo andati dalla cultura, dai sinistri, Mancini, poveri paghi, e poi l'abbigliamento e le scarpe. Abbiamo allora, Mauro, tenendo conto che poi rientra dopo, ma non avremo tempo perché dovremo salutare tutto il nostro pubblico, stasera chi dedichiamo questi pensieri con cui ci salutiamo, anche se poi ci rivedremo. Io ne devo dare un ringraziamento speciale, aspetti prima di lei, ai Vigili del Fuoco di via Genova di Roma 1A, perché sono stati, ieri sono rimasta chiusa fuori di casa, alle 11 di sera, è scattata una cosa che non funzionava, il fabbro aveva difficoltà a venire, anche se poi il fabbro Carlo è stato bravissimo, è venuto, ma prima ancora sono arrivati i Vigili del Fuoco che in 5 minuti con una lastra... Ma straordinari! Hanno fatto rientrare me, mio marito, che insomma non vede, quindi... Diciamo era più complicato tenerlo fuori la porta, mia figlia, insomma, e quindi... Salve! Ringraziamento speciale, e sempre alla signora Grieco. Vada lei adesso. No, c'è una bambina in Svizzera che ci segue sempre, ogni tanto viene qui a trovarmi coi nonni, ha 6 o 7 anni, si chiama Viola, e vorrei mandare un abbraccio, un saluto e augurare buone vacanze a questa bambina che si chiama Viola. Poi vorrei esortare tutti i ragazzini che sono in vacanza, ma anche studenti adulti. Pare ci sia in progetto una legge di evitare di caricare, di oberare di lavori, di compiti i ragazzi che sono in vacanza, soprattutto quelli più piccoli, le medie, le elementari. Allora, da buon sinistro sudicio, dico a questi ragazzi, non fate i compiti, vi prego, rispondo io. Addirittura, rispondo io. Mauro, non fate nessun compito. Saranno contenti gli insegnanti. Non andate a divertirvi, andate al mare, andate in montagna. In montagna, mi raccomando, quando fate sentieri sotto le pareti di roccia, che quasi tutti i sentieri passano, mettete il casco. Basta che un corvo muova una pietra e la vostra testa è sfasciata, mettete il casco, domandate alle guide, quando non sapete che è un territorio nuovo, ci sono degli uffici di informazione, domandate alle guide, mi conviene quel sentiero lì, avere nello zaino sempre una pila frontale per fare dei segnali, la giacca, insomma, anche se fa caldissimo, abbiate sempre nello zaino indumenti da autunno e anche da inverno, può capitare un temporale che vi frega, insomma, al mare io non posso darvi consigli perché l'ho visto una sola volta e da lontano. E ci va con gli scarponi da montagna, va bene. C'è questo libro, quando tornerete dalle vacanze, stressati, e questo qui è veramente un libro, esce fra 10 giorni, del professor Andrea Grieco. Oddio, ma sempre Grieco. Stress, addio, però... È monotematico. Bianchina, parlo di un luminare che voi... Sì, ho capito, parlo di un luminare lui. Che voi
Vergognosamente non avete mai invitato. Ma perché lo dovremmo invitare? E vi direbbe lui... Vi direbbe lui cosa fa la famosa dieta mediterranea. Va bene, va bene. Ma voi avete paura del dottor Andrea Grieco. Chi c'ha paura? Chiamate chi i soliti nutrizionisti. Grieco, vabbè, ma dai. Allora cambiamo. Sì. Cambiamo una volta nutrizionista. Va bene, sì. Va bene, dai. E visto che siamo in, chiusura, e che non ho più paura che mi caccino via, perché ci caccia via il tempo, voglio mandare un abbraccio e un saluto particolare a uno scrittore che meriterebbe di più di quello che ha. E sì. La Mondadori dovrebbe accorgersi di Dario Buzzolan. Ecco. Scrittore con eccesso. La Mondadori, vai. Conflitto di interessi. La Mondadori. Bene, si allora, sta lasciando sfuggire uno scrittore con le palle. Ma scusami Mauro, non mi interessa del libro di Chiara. Ma dai, la che Bianchina che finire. Gli dici? Che le dici alla Bianchina? Tanto lo rivediamo. Ah, lo rivediamo. La Bianchina, non finisce qui. La Bianchina mi mancherà. Ecco, beh. Mi mancherà la sua pace, la sua... E mentre guardo la sua pace, Bianchina, dorme quello spirito. Poi con lei una pace dorme quello spirito. Non si può neanche proprio, diciamo, immaginare la pace. Ma mi fa morire con questi cerotti alle dita. È nome di sostanza, Corona. Bianchina. Bianchina. Le cito il foscolo, tirandola in ballo. E mentre guardo alla tua pace, Bianchina, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge nel vederla. Va bene, Mauro Corona, grazie, ci rivediamo dalla fine della trasmissione. Arrivederci! E invece vediamo Mandatemi il libro di Chiara. Tu che farai quest'estate, Chiara? Beh, io sto lavorando perché sono iniziate lunedì il nuovo film di Leonardo Fieraccioni, Pare parecchio Parigi, sto finendo di registrare uno show televisivo e porto in giro il mio forte Chiara. Sta andando molto bene. Sì, molto bene, e che poi diventerà anche un monologo teatrale. Benissimo, e allora noi ti rivorremmo quando ricominciamo a settembre. Giuretto, va bene. E non ci devi tradire con nessuno. Va bene, Bianca. Mi raccomando, va questo bene. È un impegno. Come potrei tradirti con quei Natali che hai? Quelli da cui si riconoscono i veri comunisti, che non ci sono più, purtroppo, che non esistono più. Allora, grazie a Chiara Francini.